Il Prato riparte con un pareggio. Nella quinta giornata del campionato di Serie D, girone D, la squadra allenata da Giancarlo Favarin impatta sul campo del Sant'Angelo per 1-1. Un pareggio che consente al Prato di muovere la classifica e scrollarsi di dosso le scorie della sconfitta interna con il Carpi. È venuta fuori la partita che mi aspettavo, perché il Sant'Angelo chiaramente, dopo la guida tecnica, mi aspettavo una squadra molto aggressiva, una squadra molto fisica, una squadra che sul piano agonistico ci ha messo in difficoltà, specialmente nel secondo tempo. Però è anche vero che nel primo tempo potevamo fare forse più di un gol e potevamo forse chiudere la partita. Però quando la tieni viva, quando tieni vive queste partite, puoi rischiare fino alla fine. Parte bene il Prato, che al 14esimo passa in vantaggio con Quassi su gentile concessione del portiere lodigiano Ferrara. 1-0 per il Prato. La replica del Sant'Angelo è suggellata dalla rete del pareggio griffata da Zazzi al minuto 33. 1-1. Dimostrazione che questi giocatori, anche loro, a qualsiasi momento possono fare gol. L'importante è questo, è capire che anche se prendi un gol lo puoi sempre fare. E invece se subentra poi la paura, non era neanche facile reagire dopo aver preso un gol veramente, veramente atipico, no? Però credo che sono stati bravi, è farina non del mio sacco, è farina del loro sacco, bravi loro, bravi ragazzi. Nel secondo tempo la partita rimane equilibrata, il Prato appare con le polveri bagnate in attacco mentre il Sant'Angelo cozza sui guantoni di Falsettini e sull'attenta retroguarda bianco-azzurra. La partita termina 1-1, è un pareggio che consente al Prato di muovere la classifica, non è certo un'impresa titanica, ma è sempre meglio di niente. Per la serie, questo passa al convento.